Buonasera a tutti, intanto vi presento la mia gamba sinistra e la mia gamba destra. Sobri, eh? <ride> la mia vita è divisa a metà. C'è un prima e c'è un dopo. Il confine è un guard rail che si strappa le mie gambette dal ginocchio in giù il 22 agosto del 2005. Avevo 28 anni, una chioma di capelli corvini, una bronzatura da paura, una carriera lanciatissima, una grande famiglia, un manipolo di amici super affezionati e un fidanzato da almeno una decina d'anni. Sapevo chi ero ed ero abituata a contare soprattutto sulle mie forze. Questo mi faceva sentire sicura, imbattibile. In un secondo è sparito tutto. Io, Giuseppina, nata a Versace sotto un cielo fortunato che ha fatto di me la bimba carina quanto basta di una buona famiglia e mi ha regalato l'appartenenza ad una terra dura e bellissima e alla sua gente Improvvisamente non avevo più niente. Di fronte a me è un confine, attraversarlo oppure no. Provare a guardare oltre o rimanere attaccata ad un passato che non esisteva più. Credo di aver fatto la scelta giusta. Ho sfoltito i bagagli e portandomi dietro solo la luce chiarissima della fede e quella forte irradiata dalle persone che hanno camminato al mio fianco. Ho attraversato il dolore. Al di là, beh, un grande dono. Ci ho messo un po' per arrivare lì. Dal giorno del mio incidente sono passati 14 anni quest'anno ho festeggiato il 14 compleanno. In mezzo ho dovuto attraversare ostacoli, abbattere barriere architettoniche e mentali. Sono caduta, ho pianto, ma mi sono sempre rialzata. Mi sono guardata allo specchio e ho ricominciato da capo. Certo, lo ammetto. La famiglia e gli amici sono state le mie stampelle. La curiosità mi ha spinta ad andare oltre. La fede e lo sport mi hanno resa più forte e consapevole. Un viaggio a Lourdes mi ha aiutato a girare quella domanda: perché a me? Che ho fatto io di male? Ci sono tanti ladri, assassini in giro che scoppiano di salute, perché io devo perdere le gambe? Poi davanti a quella grotta è come se una voce mi avesse sussurrato di girare quella domanda, perché non a te, che hai tu più degli altri? In effetti è così, perché non a me? Viviamo in una società dove ci impongono canoni di perfezione, di successo, di bellezza, ma sono davvero quelli gli ingredienti che fanno la ricetta della felicità? Non lo so, ognuno ha la sua ricetta, io ho trovato la mia. Quando nella vita capita qualcosa che inevitabilmente ti scombina tutti i programmi, per usare una metafora sportiva, come in una gara, se hai una testa forte e un cuore pulito, trovi il coraggio di guardare avanti con positività, rielabori la tua scala delle priorità. Qualcuno la chiama resilienza, quella capacità di trasformare una tragedia in un'opportunità. Coraggio. Fatica, impegno e amore spudorato per la vita mi hanno costretta ad affrontare sfide che io stessa non credevo possibile vincere. Sono passata dalla pista d'atletica agli eventi in piazza per la mia ONLUS, la Disabili No Limits, un'associazione che ho fondato nel 2011 con l'obiettivo di. Um, Raccogliere fondi per regalare la stessa opportunità che ho avuto io a quelle persone disabili che non se lo possono permettere. Sì, perché oggi, nonostante l'Italia abbia ratificato la Convenzione ONU dei diritti eh, delle persone con disabilità, quel diritto allo sport è ancora oggi purtroppo negato e quindi per tanti che non hanno le possibilità economiche fare sport diventa un lusso, quando invece per me dovrebbe essere un diritto. Sono passata dalla scrittura di due libri alla tv. Ho vinto una gara dove le gambe sono protagoniste proprio io che non ce le ho. Ho persino interpretato l'aquila volando su piazza San Marco durante il carnevale di Venezia. Tutto questo e molto altro portandomi dietro la cosa più preziosa che ho scoperto di possedere. E non parlo di queste mie gambine di Svaroschi, parlo del sorriso. Lo stesso che accompagnato da quell'amore spudorato che ho per la vita e quella voglia di contagiare positivamente la gente mi ha permesso di approdare persino sui palcoscenici teatrali. Chi l'avrebbe mai detto che io avrei preso a braccetto la disabilità portandola alla gente con normalità? Sì, nor, ma lì da normalità. normalità. Perché la disabilità sta negli occhi di chi guarda. Applausi Dal 2005 ad oggi sono diventata un'altra. La mia vita ne è nello specchio. Nonostante la sofferenza, la rabbia, lo sconforto, la frustrazione. Non faccio altro che ringraziare Dio per l'amore che mi dimostra ogni giorno. Ma del resto, chi ha mai detto che la vita deve essere per forza facile? Ci ho messo anni, ma alla fine ho abbandonato la giussi di prima per scoprirne una che mi somiglia di più e che sa molte più cose. Ho imparato che se faccio qualcosa di buono e la condivido con gli altri mi sento più felice. Ho imparato che i ragazzi sono il futuro e solo loro mi possono aiutare ad abbattere le barriere mentali che gli adulti hanno costruito attorno al mondo dell'handicap. Ho imparato che non possiamo decidere gli eventi che capitano nella nostra vita, ma possiamo decidere come affrontarli. Ho imparato ad apprezzare tutto ciò che ho, senza piangere per ciò che mi manca. Ho imparato anche a modificare le mie nuove gambine. Adesso indosso una caviglia particolare con un pulsante. Scusate, ho messo i tacchi, non so se qualcuno li nota. Cioè, Vado fiera dei miei tacchi, anche perché il piede si inclina normalmente da 0 a 5. Le donne mi possono capire, ma io ho trovato il modo di farlo piegare 8 e quindi metto un tacco più alto. Ho imparato a correre per solidarietà, non solo per me, ma soprattutto per chi non lo può fare. Ho imparato che ci vuole coraggio, ho imparato che i limiti si possono superare, ho imparato che ieri è il passato, domani è il mistero, oggi è il dono, oggi è il dono. Se io non avessi rischiato di morire, se non avessi perso le gambe, forse ci avrei messo un'intera vita a imparare tutte queste cose e chissà quante altre me ne sarei perse. Vi dico la verità. Ma se io avessi una bacchetta magica e un solo desiderio da esprimere, una cosa è certa, io non tornerei mai indietro. Grazie, grazie.